Serena mia moglie e mi dispiace che vi conoscete in un momento così poco. Non è mica colpa mia. Adesso c'è una certa Annalisa da Toronto, che vuoi fare? Vuoi parlare? No! No, e infatti te l'ho chiesto, che è mica? Sì, un certo avvocato si ruppi da Milano. No, Silvia non c'è. È uscita. È partita. Insomma, non c'è sta. Dove è andata? Dove sei andata? Al nord. Ho capito, al nord, se mi fai così, comunque è partita. Quando puoi richiamare? Matt! Tra un giorno. Si va. Tra un mese. Marco. Tra un anno. Ma che cazzo dici? Che devo dire? Vabbè, comunque non lo so, richiami dopodomani. Io sarei il fratello. Va bene, grazie. Piacere anche mio. Arrivederci. Ma sei deficiente. Rispondi di merda. Quello ha capito tutto, ha capito. T'azzardare mai più a toccarmi. Pezzo di potenza. Ma che fai? Oh, fermi. Sono il fratello. E lasciami! E sono tu, fratello! Stamattina davanti a me c'era un uomo finito, distrutto, disintegrato, una mummia. Hai detto bene, una mummia, l'età è quella. Ma io intendevo in senso morale, sì. E io fisico. Vabbè, questo ti ama, sta mummia ti ama, va bene? Ed è pronta a tutto per te. Senti, io lo so a memoria quello che ti ho detto. Che si vuole divorziare dalla famiglia, che la moglie si è tagliata le vene, lui si è comprato la pistola e il figlio gli ha sputato in faccia. Non c'è la cognerana? Davvero uno dei figli gli ha sputato in faccia? Ma che ne so, sono soltanto che non reggo più quello lì. Mi sta sempre dietro con le gelosie, le premure. E ti manca quello, ti manca quell'altro. E che palle! Te pur di buttarmi fuori, mi ricacceresti a letto con mio nonno. Ma che dici, sì? Ma che dite? Ma guarda, un uomo a 60 anni oggi è ancora nel pieno della sua giovinezza, della sua vita. In questo c'ha ragione, non gli posso dar torto, E facci te, però, ci te, no? Dov'è mia sorella? Dov'è quella troia? Credo che sia partita. Partita? Dove è andata? Non lo so, quando è tornata mi ha chiesto dov'era e l'ho detto che è andata a Roma, all'ambasciata d'Ungheria. Poi è andata in camera sua, ha fatto una valigia e ho sentito che chiedeva gli orari dei treni per Brindisi. Beh, Brindisi, sì, certo. Appena saputo che ho scoperto certi Altarini, la paraventa ritorna in Grecia da quell'amica di Salonicco, qua Mavridis, che era altro troione come lei. Carlo! Dai, ho visto le foto quei bocce le fuori, dai. A che ora è mangiato? Non lo so, una mezz'oretta fa. Forza Serena, accompagnami alla stazione, dai. Ma poi quale Altarini, Carlo? Senti, sono appena rientrata, via. Quale Altarini? Una cosa abominevole da pelle d'oca, guarda. Serena, per favore, non farmi ostruzionismo questa sera, va bene? Io questa sera non sono in grado di mettermi al volante. Se mi mette alla guida, domani mi leggi sul giornale con un tiro grosso così, va bene? Guarda in che stato sono, guarda. No, guarda in che stato sono io, Da quest'ora di notte ti devo portare dietro a quella stronza della sua sorella. Serena, ti supplico, ti imploro, ti prego. Andiamo, dai, dai, morte. Forza, andiamo, tanto c'è poco da discutere con te. Guarda, siamo in riserva, Non è che tu mi porti fino a Macerata. Che c'entra Macerata? Non diciamo per niente, sì. Dai. Ma che fai, Carlo? Ma sei imbecille, dai! Carlo! Penso per niente. Carlo! Forza, scendi. Ma lasciami stare! Scendi, che riparte! Ma guarda, mi hai rotto l'acqua di colonia. Si è bagnato tutto. Ma che parliamo d'acqua di colonia adesso con sta tragedia? Parliamo di questo bambino. And I'll keep holding on, girl, I won't let go. Ma non era meglio andare a casa di questo? No, Gabor dalle 8 in poi è in piscina ad allenarsi. Visto che ci sei, me lo compri un pacco da assorbenti? Io te li devo comprare. Ma come le supposte? Silvia, de meglio non mi è venuto. Ma un'ora lì dentro per farti dare le supposte. Sei proprio da ricordo. Vabbè, adesso ce le teniamo perché ci possono pure far comodo, va bene? Sì, a te. Il coniglio! Carlo, ma che gli fai? Lo fai piangere? Conino. Oh no, povero amore, brutto e cattivo lo zio. Brutto te che gli sta a fare il coniglio, mica una iena. Amore, no, basta. Non andiamo da papà. Non ti sento, Carlo, parla forte. Non c'ha le gambe. L'ha lasciato Saro e se lo riprende in carrozzella. E non è proprio il tipo, Silvia. Gli hai detto che hai rivolchiato con Rumene? Ma che c'è in camera con te?
sei un cretino. Pesa 2000 kg, pesa. È l'unica soluzione. Ma unica di che? Ma che cazzo dici? Rapire il bambino. Questo no, io sono avvocato, io non faccio nessuna cosa illegale. Perché devo andarmene, arrivederci, piacere, le spedirò il mio onorario a casa. Arrivederci, mi sono fatto. No, avvocato, avvocato, guardi che scherzava lui. Dai, avvocato, stava scherzando. Dai, facciamo un piano. Ma quale piano? Quale piano? Quale? Ma ancora non hai capito, per rapire Zoltan dall'istituto. Ma te sei ubriaca, sei. Molto. Molto, ma carino, sì, ma molto. Che sei un pesce morto? Sì, molto, molto. Sì, vabbè, allora questa sera, sì, alle? Alle 8. Alle 8. Non è Zoltan, ma non lo vedi che è una bambina? Cosa sbagliato? Ma Carlo, pensavo che se fa una cacca ti tocca prendere la colpa a te. La Berta, se si sente la puzia comincia a fare col dito così, eh? Se è per vita, me frega niente. E adesso voglio occuparmi solo di Zoltan. Yeah.